Finzione o realtà? Oggi su tutti quanti i siti internet, e vedrete anche domani sui giornali, ci sarà una foto simbolo del G7 del Canada. Una foto in cui c'è uno sconosciuto, almeno per tutto il mondo e per molti italiani, che è il premier italiano Conte. Ma cosa ho pensato e che cosa viene da pensare quando vedete lì Conte elegante, perché tutto è tranne che uno sciatto, insieme al i russi che non ci sono, insieme agli americani, ai giapponesi, agli inglesi, ai francesi, ai tedeschi, alle grandi potenze del mondo? Cioè ci sono solo 7 persone sedute intorno a quel tavolo, secondo me a fare poco, però l'importante è che quel tavolo ci sia e che intorno a quel tavolo c'è il premier italiano, anche se uno sconosciuto, anche se fino a poche settimane fa il massimo che riusciva, e non lo dico con offesa, a conoscere erano forse i suoi vicini di banco e i suoi professori all'Università di Firenze. Beh, che cosa ci dice questa foto? Ci dice che nonostante il nostro pessimismo, l'Italia che non funziona, beh, insomma, abbiamo un'eredità da portare avanti, e cioè che siamo tra i 7 grandi paesi del mondo. Abbiamo una storia, abbiamo una tradizione, abbiamo un'industria, abbiamo una capacità, abbiamo un'intelligenza, e non ci sarà politica, per quanto negativa, che la possa far fuori. Certo, in quel tavolo non sedevano due personaggi fondamentali come il premier russo Putin, difatti lo hanno invitato, e come il premier cinese, che è l'economia di maggiore crescita del mondo. Ma resta quell'idea, cioè l'Italia, nonostante tanta cattiva stampa che le dedichiamo e il mondo le dedica, resta un grande paese. Piccola considerazione banale di un venerdì partito con una recita scolastica dopo aver firmato la privacy. Meglio il tavolo di Conte. 105 Matrix. Benvenuti nel mondo reale.